Una delle scelte del podista amatore è quale scarpa utilizzare per gli allenamenti intensi. Se non volete prendere quelle con la piastra in fibra di carbonio, forse, e nemmeno le Jordan, forse sarebbe opportuno scegliere una scarpa un po' meno aggressiva che comunque vi consenta di proiettarvi in avanti. Ecco la lista delle 10 migliori, 5 senza piastra, 5 con la piastra. Le ho provate fondamentalmente tutte, ecco comunque quello che suggerisco senza ulteriori indugi, ecco la classifica. Per entrare nella classifica la scarpa deve avere tre caratteristiche. In primo luogo non deve essere molto aggressiva. Ciò significa che la scarpa deve essere abbastanza flessibile e soprattutto deve essere considerata una scarpa d'allenamento dalle varie aziende e infine sia disponibile sul mercato italiano senza effettivamente avere grandissimi problemi di acquisto. Fuori classifica avrei quindi messo sicuramente le Under Armour Velocity Elite, che secondo me sono scarpe sicuramente da gara, ma non così, diciamo, aggressive, perché dal punto di vista della flessibilità si piegano abbastanza bene, hanno una reattività comunque molto molto buona. Le suggerirei anche per gli allenamenti super intensi, perché comunque consentono di gestire al meglio i cambi di direzione, bonus point, poi consentono di estrarre la soletta e di conseguenza potreste mettere pure dei plantari personalizzati, cosa che la rende fondamentalmente adatta anche ai podisti amatori, pronatori che volessero correre velocemente con questa tipologia di scarpa. Fuori classifica senza piastra ma con un cugno mediale, la scarpa della Li Ning cinese Feidan Discovery, che utilizza una mescola in Pebax davvero molto reattiva. La stabilità della scarpa è impressionante, secondo me il design è ben pensato, anche il battistrada ha una grandissima attrazione. L'unico vero problema, a parte il fatto che si fa fatica a trovarla, è che comunque ha la solita tomaia plasticosa, altrimenti sarebbe dal mio punto di vista al primo posto di questa classifica, però comunque una scarpa molto interessante che potrebbe essere utilizzata anche per gli allenamenti lenti. Al quinto posto con la piastra metterei assolutamente le New Balance Super Comp Trainer versione 2, che grazie alla mescola permettono di correre in maniera molto veloce ma comunque super protetta. È vero che la piastra in carbonio è rigida, ma al tempo stesso la quantità di gomma nell'avampiede grazie al Drop 6 vi permette di ottenere un appoggio efficace e comunque una protezione incredibile grazie appunto ai 33 mm di altezza dal suolo nell'avampiede. L'unico aspetto negativo di questa scarpa è però legato al fatto che potrebbe essere leggermente instabile e, nonostante l'ottima protezione, potreste soffrirne dopo l'ora di corsa, soprattutto se la vostra biomeccanica di corsa non è davvero perfetta. Al quinto posto invece la Kipran KD900, ossia la scarpa più veloce e reattiva della multinazionale francese, scarpa che vi consente di correre molto velocemente, ha una mescola in Pebax, quindi davvero nobile, una stabilità discreta, non perfetta, ma al tempo stesso è molto flessibile. Questa scarpa ha l'unica limitazione che forse nei cambi di direzione non è esattamente perfetta, però ha un battistrada eccezionale, un anello nella parte posteriore che consente di smorzare le forze, scarpa suggerita anche per correre le corse lente. Al quarto posto Saucony Kinvara Pro, non ho ancora fatto la recensione completa ma soltanto uno short. Secondo me questa scarpa, pesando 285 grammi con la doppia mescola, vi consente di correre in maniera molto più stabile, di avere un appoggio ben protetto, una durata più importante per un utilizzo per tutta la stagione. La scarpa ha la piastra in carbonio e quindi potrebbe anche essere utilizzata per correre le gare, ma secondo me è davvero adatta agli allenamenti intensi grazie soprattutto alla protezione della scarpa stessa. Chiaramente l'aspetto negativo è intrinseco nel design della scarpa, ossia pesa leggermente qualcosa in più e quindi se la utilizzate oltre l'ora, l'ora e mezza di corsa, potreste in effetti sentire questo peso, ma comunque scarpa raccomandata perché è davvero molto più stabile delle altre presenti sul mercato. Al quarto posto Hoka Mach 5, una scarpa con una mescola in ProFly molto reattiva ma al tempo stesso parecchio leggera, una tomaia a calzino, anche se la scarpa è leggermente più lunga rispetto agli altri modelli della casa Hoka. Forse il battistrada è quello che crea qualche problema e quindi potrebbe la scarpa
durare leggermente di meno rispetto alle altre del mercato. Secondo me però questa scarpa vi consente di proiettarvi in avanti e al tempo stesso di gestire tutte le corse rapide con un buon contatto al terreno, cosa che vi permette di migliorare pure la vostra tecnica di corsa. Tra l'altro sarebbe comodo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Al terzo posto invece ho messo le Hoka Mach X, che sono scarpe che non hanno una piastra in carbonio ma solamente in nylon, utilizzano però la mescola nobile che quindi vi permette di correre molto velocemente. Ho apprezzato davvero il battistrada, che è probabilmente il migliore rispetto a tutti gli altri della casa americana. Mi è piaciuto il fatto che vi offrano una protezione molto buona. Forse potreste soffrire correndo alla velocità di punta, che proprio per il peso della scarpa stessa potrebbe limitarvi sulle ripetute veloci, però sicuramente se volete correre un lungo o comunque un allenamento intenso che dura fino all'ora di corsa, questa potrebbe essere una soluzione ideale, anche perché, come ho già detto, non è così aggressiva. Al terzo posto invece ho messo la Brooks Hyperion Max, che nonostante il nome in realtà pesa davvero pochissimo, utilizza una mescola azotata che quindi vi consente di correre molto velocemente. Non è una scarpa rigida ma molto flessibile. Ho amato anche il fatto che abbia un battistrada con una gomma che secondo me è molto durevole ma al tempo stesso parecchio grippante, e che quindi vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione correndo velocemente. Secondo me è forse una delle migliori del mercato. Chiaramente dovreste apprezzare la scarpa un po' più duretta, però penso che sia una soluzione molto piacevole per chi cercasse velocità e al tempo stesso non volesse un'aggressività totale della scarpa. Al secondo posto invece in casa ASICS ho inserito le ASICS Magic Speed 3, che sono scarpe tra le più leggere del mercato, pesano soltanto intorno ai 225 grammi nella taglia US 9, utilizzano una mescola in Fly Foam Blast Plus che vi consente una proiezione in avanti molto molto rapida. La piastra è abbastanza aggressiva, però l'azienda la indica per un utilizzo per gli allenamenti, anche se secondo me è una di quelle scarpe che potrebbe essere davvero pensata anche per correre le gare. Un altro aspetto che ho davvero molto amato è il fatto che abbia una delle migliori tomaie presenti sul mercato, visto che dà la sensazione di essere una tomaia di seta. L'unico aspetto forse un po' negativo è che la scarpa, se correte un po' più lentamente, tende ad essere abbastanza duretta, però l'ho amata tantissimo correndo velocemente. Chiaramente utilizza anche il solito battistrada della casa giapponese, del quale ho avuto valutazioni positive e negative a seconda di chi l'ha utilizzato. Ero indeciso tra il primo e il secondo posto della scarpa senza piastra. Ho messo le On Cloud Eclipse, che secondo me è una scarpa molto versatile che vi consente di correre sia lentamente sia molto velocemente. Utilizza un cuneo mediale, l'azienda svizzera lo chiama Speedboard, e con la tecnologia utilizzata la scarpa è molto reattiva grazie alla mescola in Alien, e il design della scarpa stessa è migliorata tantissimo rispetto al modello Cloud Monster, pure il battistrada. Nei prossimi giorni farò una recensione completa. La scarpa può essere utilizzata pure per correre molto velocemente, non è così aggressiva e quindi vi risparmia molto bene le gambe, e secondo me è raccomandata pure per correre i lunghi. Quindi davvero un ottimo suggerimento per chi cercasse velocità, reattività e al tempo stesso magari la volesse utilizzare anche per le corse lente. L'unica limitazione è il peso della scarpa, che è di 280 grammi, forse un po' troppo, però al tempo stesso, se non cercate qualcosa di così aggressivo e un contatto al terreno, questa potrebbe essere una soluzione ideale. Se poi foste più leggeri, potrebbe essere utilizzabile invece la Cloudflow 4, che secondo me rappresenta una scarpa molto reattiva e che comunque vi proietta davvero in avanti, ovviamente solo se pesate meno di 70 kg. Invece al primo posto vince però a mani basse, stiamo parlando delle Adidas Boston 12, che utilizzano una doppia mescola più nobile nell'avampiede, più stabile nella parte posteriore. Questa scarpa pure sfrutta un plate che è in fibra di vetro, e questa cosa consente di correre davvero velocemente ma al tempo stesso senza essere così aggressiva. Ho amato anche il battistrada
che nei cambi di direzione è ovviamente il migliore del mercato, ha una trazione particolarmente efficace, mi è piaciuta pure la possibilità di correre lentamente. Forse l'unico aspetto negativo è che con l'inverno la scarpa tenderà, se volete, a indurirsi, però senza ombra di dubbio è la mia preferita del 2023 per gli allenamenti intensi, anche se pesa 250 grammi e magari qualcuno preferisce una scarpa molto più leggera, però scarpa davvero vincente dal miglior rapporto qualità-prezzo. Al primo posto delle scarpe senza piastra per correre velocemente sicuramente la Nova Blast, non il modello 3 ma il modello 4, parliamoci chiaramente, la scarpa è molto morbida e quindi forse correndo super velocemente potreste avere delle sensazioni che a seconda di chi l'utilizza potrebbero piacere o non piacere. Secondo me è migliorata tantissimo nel battistrada perché è un mix tra la TR e la versione precedente 3. Chiaramente ho amato anche il fatto che il prezzo di questa scarpa tende con il tempo ad essere accessibile anche per il podistamatore che ama risparmiare qualche euro. La scarpa è comunque flessibile e quindi questa cosa vi consente di correre in maniera piacevole. È migliorata rispetto al passato pure la stabilità. L'unico aspetto negativo e positivo è che la scarpa è morbida. Dal mio punto di vista preferisco una scarpa un po' più duretta, però sicuramente questa è quella che suggerisco per chi cercasse velocità e reattività e al tempo stesso non volesse un'aggressività totale. Un'altra scelta in casa ASICS potrebbe essere la Super Blast. Chiaramente in questo caso dovreste spendere qualche euro in più. Questa scarpa ha però il Fly Foam Turbo e quindi vi dà una reattività ancora superiore. In conclusione, se è vero che ci sono sempre più scelte per il podistamatore, il mio suggerimento è unico: scarpa flessibile per gli allenamenti, scarpa rigida per la gara. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io come al solito vado a dar a mangiare il coniglio. Vi metto qua sotto il link per gli acquisti. Ciao, alla prossima!